Due esemplari di gatto di Pelas sono stati avvistati nel Parco Nazionale di Sagarmatha, nella regione del Monte Everest, ad est del Nepal. Durante una spedizione condotta dalla dottoressa Tracy Simon, del Programma di Salute Zoologica della Wildlife Conservation Society, e della sua squadra di scienziati. Aggiungendo così una nuova specie alla lista dei mammiferi che popolano la cima del monte più alto del mondo. Il gatto di Pelas è una specie di piccolo gatto selvatico, con pelliccia spessa e morbida, e un abbondante sottopelo scuro e lanoso. Conosciuta anche come Manul, la specie è stata descritta per la prima volta nel 1776 dallo zoologo e botanico prussiano Peter Simon Pelas. Il gatto di Pelas si trova in Asia centrale, dal Mar Caspio attraverso l'Iran, l'Afghanistan, il Pakistan e il nord dell'India fino alla Cina centrale, alla Mongolia e alla Siberia. La lunghezza testa-corpo varia da 46 a 65 cm, con una coda folta lunga da 21 a 31 cm. Le sue pupille sono tonde, una caratteristica unica nella sottofamiglia Felinae. È fenomenale scoprire la prova di questa rara e straordinaria specie in cima al mondo, ha detto la dottoressa Simon. Il viaggio di quasi 4 settimane è stato molto duro ma estremamente gratificante non solo per il nostro team, ma per l'intera comunità scientifica. La scoperta del gatto di Pelas, sull'Everest, illumina la ricca biodiversità di questo remoto ecosistema di alta quota, ed estende l'habitat di questa specie molto schiva e difficile da avvistare, fino all'est del Nepal. Per il loro studio, la dottoressa Simon e i coautori hanno raccolto campioni di feci da due luoghi distanti 6 km, ad un'altitudine di 5.110 e 5.190 metri, sul livello del mare, lungo il Parco Nazionale di Sagarmatha sul fianco meridionale del Monte Everest. Le scoperte aggiungono una nuova specie alla lista dei mammiferi noti del Parco Nazionale di Sagarmatha, un sito del patrimonio mondiale fortemente visitato e protetto. Questa è una scoperta unica non solo in termini di scienza, ma anche di conservazione, poiché questa popolazione di gatto di Pelas è legalmente protetta dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, ha detto il dottore Anton Simon, esploratore della National Geographic. Speriamo che la conferma di questa nuova specie carismatica aumenti la consapevolezza e l'educazione sulla diversità di specie in questo iconico sito del patrimonio mondiale. La rivoluzionaria spedizione Perpetual Planet Everest del 2019 continua ad essere estremamente preziosa per comprendere meglio l'ambiente più iconico del nostro pianeta, ha detto Nicola Lexif, vicepresidente dei programmi di scienza e innovazione presso la National Geographic Society. Questi risultati sono un'illustrazione perfetta del motivo per cui questo lavoro di ricerca è importante e va proseguito.